pillola numero uno. Proviamo a spiegare un concetto centrale della finanza con un verso di Fabrizio De André. Dall'etame nascono i fiori. Oggi parliamo di rischio. Che cos'è il rischio? Allora, il rischio è un elemento centrale di qualunque operazione finanziaria e per capire come nasca, facciamo un passo indietro e partiamo dal baratto. Il baratto è un'operazione, una transazione in cui le due prestazioni avvengono nello stesso momento. Quindi pupazzetto dell'Esselunga contro figurina Panini. Lo scambio è immediato, non c'è una differenza tra gli istanti in cui avvengono le prestazioni, quindi non c'è una dimensione finanziaria. Non c'è una dimensione finanziaria perché io scambio il pupazzo con la figurina e non con un credito, che è quello che invece avviene normalmente nella stragrande maggior parte delle transazioni che noi viviamo tutti i giorni, in cui noi cediamo beni e servizi sempre a fronte di crediti oppure e quindi produciamo reazioni di credito o di debito. Cosa comporta l'esistenza di una dimensione finanziaria, quindi una distanza temporale tra le due prestazioni? Comporta l'esistenza di un profilo di incertezza, perché se io non ottengo subito la mia figurina, potrei non riceverla nel momento in cui ne ho diritto, oppure potrei ricevere una figurina che ha un valore diverso da quello che mi aspettavo. Questa incertezza è misurata dal rischio. Dunque, in brevissime parole, partendo dal baratto, che è la transazione più semplice, le operazioni finanziarie non hanno uno scambio immediato, ma operano attraverso rapporti di credito o di debito. L'esistenza di questi rapporti di credito o di debito produce una incertezza, che è il rischio che qualcuno non mi paghi o mi paghi in modo differente. Questo rischio è il centro della teoria finanziaria. Perché usiamo il verso della canzone? Il verso della canzone ci ricorda facilmente che dai diamanti non nasce niente, quindi in assenza di una dimensione temporale e quindi di un profilo finanziario, è possibile solo un'operazione molto semplice, come un diamante, come qualcosa di grezzo, come qualcosa di statico. È possibile qualcosa di molto elementare e non è possibile la creazione di una società organizzata, perché ricordiamo che fin dall'antichità i rapporti umani operano attraverso reazioni di credito o di debito. Dall'etame nascono i fior perché quando c'è un profilo temporale e quindi una dimensione di incertezza, se io semino, non è detto che riesca ad ottenere un raccolto, però mi assumo il rischio di ottenere quel raccolto e quindi posso ottenere un risultato. Questo è il verso della canzone. Il centro di qualunque operazione, di qualunque profilo finanziario ha a che fare con l'esistenza di un'incertezza e di un rischio. Dove c'è finanza c'è il rischio, e il rischio è un elemento ineliminabile. L'unica operazione nella quale non c'è un rischio finanziario, perché poi ci sono tantissimi altri tipi di rischi, è, ripeto, quella elementare del baratto. Tutto qua. Dall'etame nascono i fiori, pillola numero uno, e ricordiamo che nella prossima parleremo della macchina del tempo, ossia del fatto che il valore delle grandezze finanziarie varia a seconda dell'istante in cui vengono considerate. Grazie a tutti, questa era la pillola numero uno. Dall'etame nascono i fiori.